Ormai sapete che adoro Jeremy di Financial Education e che seguo ogni sua mossa con particolare attenzione e ha appena fatto un annuncio davvero sconvolgente. Benvenuti su Investire con Gus. Jeremy ha appena fatto un investimento senza precedenti, ha investito 680.000 dollari in una singola azione. 680.000 dollari. Sì, Jeremy è ricco sfondato, però 600.000 dollari sono davvero tanti e credo non abbia mai investito così tanto in una singola azione. Quando un investitore con le sue capacità fa una mossa del genere, conviene guardare attentamente perché si potrà sicuramente imparare qualcosa. Quindi in questo video vi dirò in che azione ha investito questa somma mozzafiato, vi spiegherò perché ci ha investito e vi dirò se ho intenzione di investirci o se magari ci ho già investito pure io. Fatemi sapere se è un argomento che vi interessa lasciando un mi piace, perché ultimamente sto ricevendo davvero tantissimi dislike. Quindi il vostro supporto, il vostro like è diventato veramente fondamentale. Senza il canale non crescerà mai. E se siete nuovi, ovviamente, ricordatevi di iscrivervi al canale. L'azione di cui vi parlerò oggi è JP Morgan Chase, la migliore banca del mondo, l'unica ad aver attraversato il 2008, la crisi finanziaria del 2008, senza troppe difficoltà. Jeremy ha inserito JPM nel suo club delle azioni da soldi facili, cioè azioni in cui è veramente difficile perdere soldi, praticamente impossibile. Di questo club facevano parte Apple, Berkshire e Facebook. Inutile dire che su tutte e tre ha guadagnato delle cifre veramente impressionanti. Adesso cerchiamo di capire perché ci ha investito. La prima ragione è stata che i costi di transazione con JP Morgan sono più bassi rispetto ad altre banche. Visto che le banche offrono tendenzialmente gli stessi prodotti, gli stessi servizi, è ovvio che il costo di questi servizi ha un'importanza veramente fondamentale. Tendenzialmente i clienti andranno a scegliere la banca che ti fa pagare di meno, che ha i costi più convenienti. Un altro punto molto importante. Importante è il punto numero 2, che JP Morgan ha un servizio clienti migliore degli altri, molto più efficiente, e questo è veramente fondamentale in una banca. Perché se siete clienti di una banca e venite trattati malamente, non ricevete le risposte che vorreste dal servizio clienti, è molto probabile che cambierete banca. Ve ne avevo parlato anche io in un mio video, quello in cui ho confrontato Fineco ed Egiro, dell'importanza di questo fattore. Se non avete ancora visto quel video, rimediate subito e andatevelo a vedere. Il punto numero 3 è il management. Ormai questo punto è onnipresente nei miei video, ne parlo sempre, perché il management è veramente una cosa fondamentale. Il futuro di un'azienda dipende sempre dal suo leader. E in questo caso il CEO è veramente una bestia, il miglior CEO bancario al mondo, Jamie Dimon, una persona che conosce tutti gli uomini più ricchi del mondo, che ha contatti ovunque, molto amico di Warren Buffett. Il punto numero 4 è forse il punto più importante. Quando si investe in una banca, capire quanto questa è conservativa, quanto è preparata a subire possibili perdite e quanto sarà in grado di sopportarle. In questo caso, nel caso di JPM, questa ha messo da parte 34 miliardi di dollari per sostenere eventuali perdite sui prestiti effettuati. Vista la situazione pandemica, la banca ha deciso di essere molto conservativa e proteggersi il più possibile. Il punto numero 5 è davvero notevole. L'azienda sta portando degli ottimi risultati nonostante la pandemia. Nell'ultimo trimestre, gli utili per azione sono stati di 2,92 dollari contro i 2,23 che si aspettavano gli analisti. I ricavi invece sono stati anche meglio delle aspettative, 29,9 miliardi contro i 28,3 previsti. Sono stati davvero notevoli anche i risultati del trading. Sul fixed income 4,6 miliardi contro 4,53 delle aspettative, e invece sulle azioni, sull'equity, 2 miliardi contro gli 1,67 miliardi che si aspettavano gli analisti. Ha battuto le stime su tutta la linea. Secondo Jeremy, il futuro di questa azienda sarà roseo, riuscirà ad ottenere utili per azione di 10 dollari all'anno dal 2022 in poi, forse anche un pochino più alti. Perciò ai prezzi attuali l'azienda ha un price earning forward più o meno di 12, molto ma molto basso per un'azienda del genere. Della valutazione dell'azione vi parlerò tra pochissimo, perciò restate connessi, continuate a guardare il video. Adesso vediamo il settimo punto, cioè il dividendo, che al momento è circa del 2,95% con un payout ratio molto basso, del 36%. Per chi non lo sapesse, il payout ratio è semplicemente quanto del suo utile l'azienda paga nel dividendo. Vi faccio un semplice esempio per farvi capire la situazione. JP Morgan ha un payout ratio del 36%, diciamo che guadagna 100 dollari, quindi pagherà agli azionisti 36 dollari. Un payout ratio inferiore al 50% è abbastanza conservativo, abbastanza basso. Perciò JP Morgan avrà la possibilità di aumentare il suo dividendo senza troppe difficoltà. Il punto numero 8 è il fatto che JP Morgan è la più grossa banca americana. Come vedete dalle slide, è una banca veramente grossa, molto più grossa della seconda classificata, Bank of America. E qua la tesi di Jeremy inizia a prendere forma.
Essendo JP Morgan la banca più grossa d'America, questa non può fallire. Se dovesse fallire, il sistema come lo conosciamo adesso collasserebbe completamente. Perciò il governo, la Federal Reserve, non possono permettersi che JP Morgan fallisca. Quindi questa, secondo Jeremy, è l'azione più sicura sul mercato azionario. E il punto 9 è proprio questo. JP Morgan è un'azione sicura, è praticamente impossibile perderci soldi e ovviamente è impossibile che fallisca. Quindi questa azienda merita un price earning, un multiplo della sua valutazione molto più alto rispetto a quello che ha ora. Adesso, come vi dicevo prima, il price earning forward è circa 12. Invece è molto probabile che un'azienda del genere meriti un price earning forward intorno a 20. Quindi se applichiamo un price earning di 20 ai futuri EPS di 10 dollari, arriviamo ad un valore di 200 per azione e adesso le azioni quotano circa 120. Perciò sembra un buonissimo affare, veramente un possibile guadagno molto ma molto interessante. Quindi per concludere, abbiamo l'azienda più dominante di un settore veramente fondamentale per l'economia, il settore bancario, che è sottovalutata, ha un multiplo veramente bassissimo, un price earning di 12 è veramente ridicolo. Inoltre è un'azienda che non può fallire perché se si trovasse in difficoltà, la Fed sarebbe obbligata ad aiutarla. E oltre a questo, oltre alla sottovalutazione, riceviamo anche un dividendo annuo intorno al 3%, con la possibilità di riuscire addirittura a raddoppiare il nostro investimento nei prossimi 5 anni. Sembra veramente un investimento molto ma molto interessante. Quindi io ci ho investito? Ho deciso di investirci oppure no? Io adoro JP Morgan e credo che sia molto sottovalutata, però come vi ho detto tantissime volte nei commenti, non mi sento sicuro di analizzare il settore bancario. Penso che ci siano troppi segretucci, troppe cose nascoste. E penso che questo settore sia al di fuori del mio circolo di competenza, non è un settore che capisco pienamente. Perciò no, non ci investirò. Anche se per una mia strategia un po' speciale, un po' diversa dalla normale, che utilizzo sui Toro, sul mio secondo account, Investire con Gus, ci ho investito intorno a 100, quindi prima che uscisse il video di Jeremy. In questo account sto sperimentando una strategia molto ma molto semplice che credo possa dare dei risultati davvero pazzeschi. Tra l'altro, finora questa strategia sta battendo il mio altro account di Toro, Investire con Gus 7. Se siete curiosi di scoprire come funziona questa mia strategia speciale, vi basta andare sui Toro, cercare Investire con Gus e andare qua a destra. Qua ho scritto una piccola descrizione in inglese della strategia che utilizzerò su questo portafoglio. Per tradurre in italiano è molto semplice, vi basta cliccare su traduci, ma in ogni caso ho intenzione di farci un video, perciò vi spiegherò come funziona, non preoccupatevi. E voi cosa farete? Avete intenzione di investirci? Ci avete magari già investito? Fatemelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!